Buongiorno belli! Benvenuti sul canale YouTube Trippando. In questo video andremo alla scoperta della cascata delle Marmore, del Monte Terminillo, del lago di Piediluco e di trekking e camminate per borghi e cittadine che si trovano a un'ora da Roma. O quasi! A meno di un'ora da Roma in direzione nord, il nostro viaggio parte da Rieti, comoda come base per passeggiate e trekking al fresco nella natura, ma anche una piccola città verde e ben tenuta, vivibile, sicura, colma di storia e di natura. Un'escursione imperdibile da Rieti e un'ottima idea per una giornata al fresco non lontano da Roma è quella sul Monte Terminillo. Qui, dalla località Tre Faggi, parte il percorso planetario, un percorso di 7 km e 700 metri, accessibile e adatto anche ai più piccoli, che durante il cammino avranno l'opportunità di informarsi e formarsi sui pianeti del Sistema Solare. In località Marmore, a pochi chilometri da Terni, si trova la cascata più alta d'Europa, la Cascata delle Marmore, cui si accede pagando un biglietto che è 12 euro per gli adulti e 9 euro per i bambini. Attorno alla cascata si snodano 6 sentieri di varia difficoltà. Noi abbiamo percorso il numero 1, che collega il Belvedere superiore a quello inferiore. È forse il più impegnativo, ma regala due punti di vista emozionanti sulle cascate. A pochi chilometri dalla cascata delle Marmore, a cavallo tra Lazio e Umbria, è imperdibile il lago di Piediluco, sia per una sosta riposante nel verde o per un giro del lago, con il battello o a piedi. Il borgo di Piediluco, che si affaccia sulle sue rive, è estremamente curato ed offre degli scorci davvero suggestivi. Dunque, dicono che al lago di Piediluco ci sia un eco esagerato. Penso che qualcuno voglia fare una prova. Da un momento all'altro devi dire via. Via. Livorno Nord! Grande Giacomo! Thank you.
Un'altra cittadina fantastica da esplorare a un'ora da Roma o poco più è Amelia. Se avete un paio di giorni a disposizione, vi consiglio di godervela insieme ai suoi dintorni soggiornando all'agriturismo Tara, un luogo curato e amato, dove sarà naturale sentirsi a casa, godendo di una natura e di una vista su Amelia incredibili. Ho passeggiato da sola per le vie di Amelia, al crepuscolo, e a ogni passo ho avuto difficoltà di sguardo, in alto e in basso, dalle bellezze che offre il centro storico di questa cittadina. Attorno ad Amelia vi sono chilometri e chilometri di cammini, percorsi e sentieri nel verde. Uno di questi è il nascente Cammino della Pietra Bianca, accessibile e con tappe che attraversano borghi davvero interessanti, come Attigliano e Giove, collegati da una strada bianca immersa in una natura verdeggiante e variopinta. Sempre a breve distanza da Amelia è possibile fare percorsi interessanti anche ad anello, come quello che si snoda attorno a Lugnano in Teverina. In una manciata di chilometri si passa dalla natura alla storia, partendo e tornando in un borgo estremamente interessante.